Trapani, operazione antidroga dei carabinieri, un 27enne in manette per spaccio. Trapani, evasione fiscale e lotta al sommerso, giro di vite delle fiamme gialle nei primi 5 mesi del 2015. Palermo, l'ARSA approva il DDL sugli amministratori locali, dal 2019 a Mazzara 24 consiglieri. Trapani, post elezioni amministrative, tutti contro tutti in Forza Italia, partito nel caos. Trapani, niente collegamento ferroviario con l'aeroporto, Vincenzo Florio, parota di RFI. Buongiorno, ben ritrovati al TG Vallo, che oggi apriamo dando l'ennesima notizia di uno sbarco di migranti a Trapani. Questa mattina al porto del capoluogo sono giunti circa 400 extracomunitari soccorsi ieri nel corso di alcune operazioni nel canale di Sicilia. Il gruppo di migranti è stato condotto nel capoluogo a bordo di una nave battente bandiera belga. Del gruppo fanno parte uomini, donne, di cui alcune incinte e minori. A quanto sembra circa 250 migranti verranno trasferiti in strutture d'accoglienza del nord Italia, i restanti 150 invece dovrebbero trovare posto nei vari centri dislocati in provincia di Trapani. E restiamo nel capoluogo, dove un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Seguiamo assieme i particolari nel servizio. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è l'accusa della quale deve rispondere un 27enne trapanese arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri delle stazioni di Rocogrande e Paceco nel corso di un'operazione antidroga. Il giovane è stato colto in flagranza di reato. All'interno della sua abitazione i militari dell'arma hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la preparazione dello stupefacente, in particolare marijuana, con tanto di lampade e ventole utilizzate per la coltivazione della droga. Il blitz è scattato dopo un'indagine avviata da tempo a seguito dei sospetti maturati circa l'attività di spaccio portata avanti dal giovane. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa del 27enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato varie piantine di cannabis indica e marijuana già pronta per essere sberciata, nonché un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Successivamente il GIP del Tribunale di Trapani ha disposto nei confronti del 27enne la misura dell'obbligo di dimora nel capoluogo ed il divieto di poter uscire di casa in orario notturno. La Guardia di Finanza ha festeggiato il 241esimo anniversario della fondazione del Corpo. Per l'occasione ha reso noto i dati relativi all'attività condotta nei primi 5 mesi del 2015. Vediamo allora i principali numeri riguardanti l'operato della Guardia di Finanza in provincia di Trapani. 80 reati tributari scoperti, 81 persone denunciate, sequestri patrimoniali per un valore di oltre 100 milioni di euro. Sono alcuni dei dati relativi all'attività condotta nei primi 5 mesi del 2015 dai vari reparti della Guardia di Finanza di Trapani, resi noti ieri dal Comando Provinciale in occasione della celebrazione del 241esimo anniversario della fondazione del Corpo. Dati che confermano il gran lavoro svolto dalle fiamme gialle nei vari settori di competenza, a partire dalla lotta all'evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità organizzata. Nel campo dell'evasione fiscale, da gennaio a maggio la Guardia di Finanza ha svolto 82 indagini di polizia giudiziaria e 130 verifiche in tema di versamento dell'IVA e di altri tributi. Sono stati scoperti 38 evasori totali, 120 lavoratori in nero e 2 lavoratori irregolari. 70 invece i datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero. Per quanto riguarda poi il controllo della spesa pubblica e il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le fiamme gialle hanno denunciato 38 persone, accertata l'indebita percezione di fondi per un totale di poco più di 16 milioni di euro.
E ancora sul fronte della responsabilità amministrativa, i finanzieri hanno segnalato 19 persone e accertato danni erariali per un totale di 12 milioni di euro. Infine, sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, le fiamme gialle hanno puntato i fari su 19 operazioni sospette di celare il riciclaggio di denaro e denunciato una persona trovata in possesso di 119 banconote false. Inoltre, i finanzieri hanno proposto il sequestro di beni per oltre 14 milioni di euro, mentre i sequestri effettivamente effettuati ammontano a 746 mila euro e le confische a ben 26 milioni di euro. Andiamo avanti con le altre notizie. Il Consiglio Comunale di Alcamo tornerà a riunirsi mercoledì prossimo. All'ordine del giorno della seduta figura il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. La riunione prenderà il via alle 18:30 e sarà la prima dopo le dimissioni dalla carica di sindaco dell'ormai ex primo cittadino Sebastiano Bonventre. A Palermo invece ieri l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sullo status di amministratore locale, previsti tagli alle indennità di sindaci e consiglieri comunali e tagli anche numerici ai consigli comunali dei 390 comuni siciliani, ma seguiamo assieme tutti i dettagli nel servizio. È stato approvato a maggioranza dall'Assemblea regionale siciliana nel corso della seduta di ieri pomeriggio il disegno di legge riguardante alcune disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. La norma è stata approvata con 48 voti a favore e 18 contrari. Durante la seduta di ieri Sala d'Ercole ha completato l'esame dei 6 articoli che compongono il provvedimento, che mira la riduzione del numero degli amministratori locali, dei consiglieri e delle rispettive indennità. Ebbene, ci sono novità in vista per i 390 comuni dell'isola, novità che però entreranno in vigore dal prossimo appuntamento elettorale per ogni ente locale. Per esempio, il comune di Mazara del Vallo si adeguerà in occasione delle elezioni del 2019, così come Marsala, dove si è votato un paio di settimane addietro, che si adeguerà nel 2020. L'entrata in vigore differita di tale legge è stata approvata a maggioranza con voto segreto, contrariamente a quanto previsto inizialmente. Con l'approvazione della norma, il numero dei consiglieri comunali subisce un taglio del 20% in tutti i comuni. A Mazara, per esempio, il prossimo consiglio sarà composto da 24 consiglieri e non più da 30. Ridotto anche il numero degli assessori, che sarà pari al 20% del numero dei consiglieri. Restando sempre nella città del Satiro, dal 2019 della Giunta faranno parte 5 componenti e non più 6. In tutti i comuni fino a 5.000 abitanti il numero di assessori sarà comunque pari a 3. Diminuiscono anche le indennità dei primi cittadini e gli importi al gettone di presenza per le sedute di consiglio e commissione. Tagli che anche in questo caso si aggirano sul 20%. In calo anche i rimborsi ai datori di lavoro, dei consiglieri per le assenze. In questo caso però il taglio entrerà subito in vigore. Approvati anche gli articoli relativi alla pubblicazione degli atti sui siti internet dei vari comuni e le norme relativa ai consigli circoscrizionali delle 3 città metropolitane, Palermo, Messina e Catania. E a proposito della legge approvata ieri all'Assemblea regionale per il deputato Girolamo Fazio, si tratta dell'ennesima opportunità mancata per la Sicilia, l'ennesima occasione in cui la specialità della regione viene fatta pesare in negativo sui cittadini siciliani. Per l'ex sindaco di Trapani, in pratica si poteva fare di più e meglio, ritenendo insufficiente la portata riformatrice dell'articolato. La maggioranza, osserva Fazio, ha in pratica subordinato e congelato i risparmi sui consigli comunali operati attraverso il taglio del numero dei consiglieri, che in alcuni comuni entreranno a regime solo fra 5 anni. Nel frattempo avremo comuni, osserva ancora Fazio, della stessa fascia demografica con 30 consiglieri e altri con 24. Una confusione senza precedenti che fa il paio con la pasticciata riforma del Province. Fazio ovviamente ha votato contro il disegno di legge. L'amministrazione comunale di Castelvetrana ha stipulato un protocollo d'intesa con la cooperativa Impresa e Lavoro, che prevede la completa pulizia e discerbatura della borgata di Marinella di Selinunte per i prossimi mesi. La cooperativa è stata costituita nei mesi scorsi da 16 castelvetranesi, ex lavoratori della Megaservice, società che era partecipata in toto dall'ex provincia di Trapani.
Parliamo adesso di politica, non accenna a placarsi lo scontro tutto interno a Forza Italia in provincia di Trapani. Sentiamo. Più passano i giorni, più aumenta il caos all'interno di Forza Italia in provincia di Trapani. Dopo il recente appuntamento elettorale di Marsala, nel partito degli azzurri sono volati ormai gli stracci. Una lunga sequela di comunicati stampa che vedono contrapposti da una parte il coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Antonio D'Alì, spalleggiato dal coordinatore regionale Enzo Gibino, e dall'altra esponente del partito come Saverio Romano e l'ex deputato regionale mazzarese Toni Scilla. Una vera e propria resa dei conti destinata a rivoluzionare gli assetti del partito. Tra ieri ed oggi si registrano le prese di posizione di alcuni rappresentanti territoriali del partito. I commissari comunali di Custonaci, Pantelleria, Petrosino, Mazzara del Vallo e Gibellina, rispettivamente Salvatore Poma, Fabrizio D'Ancona, Nicola Angeleri, Gaspare Genna e Nicola Costa, attraverso una nota congiunta dai toni piuttosto duri, chiedono ai vertici regionale e nazionale del partito la revoca immediata di D'Alì dal ruolo di rappresentante provinciale di Forza Italia. I cinque forzisti di area siciliana definiscono il senatore trapanese arrogante e privo di ogni logica politica. In provincia di Trapani, aggiungono, non ci sono più le condizioni di stima politica per accettare un atteggiamento dittatoriale alla guida del partito. A difesa dell'operato di D'Alì sono intervenuti invece il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salvatore Savalli ed il coordinatore comunale di Trapani Gianni Basiricò. E di solare evidenza, affermano, come gli attacchi personali mediatici nei confronti del coordinatore provinciale siano frutto di astio personale e non siano invece funzionali ad un serio confronto all'interno del partito. Chi porta avanti questi attacchi, proseguono ancora Savalli e Basiricò, abbia finalmente il coraggio delle proprie azioni ed intraprenda definitivamente nuovi percorsi politici al di fuori del partito. Il riferimento tra gli altri è anche al consigliere comunale di Trapani, Francesco Salone, anch'egli poco tenero nei confronti dell'operato di Antonio D'Alì. Le carenze e le problematiche che investono la giustizia in Italia sono state al centro di una manifestazione che si è tenuta tra le altre sedi anche al Tribunale di Trapani. Vediamo quali sono le principali richieste nel servizio che segue. Carenze organizzative, gravi vuoti nell'organico del personale amministrativo, innovazione tardiva ed insufficiente, politica da troppo tempo disattenta ed incoerente. È questo lo stato nel quale si trova la giustizia italiana, secondo quanto denunciato pubblicamente per l'ennesima volta dai magistrati che ieri sono tornati a protestare per chiedere una riforma del settore ed interventi che garantiscano il funzionamento efficace ed efficiente di tutto il sistema. Un grido di allarme lanciato attraverso una iniziativa di protesta culminata ieri mattina con la sospensione di un'ora di tutte le udienze civili e penali in programma nei tribunali. L'iniziativa si è tenuta al Tribunale di Trapani su iniziativa della locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, del Consiglio dell'Ordine, degli Avvocati, del personale amministrativo e dei magistrati onorari. Per l'occasione, nell'androne del Palazzo di Giustizia del capoluogo sono stati installati dei contatori che indicano il tempo trascorso rispetto alle criticità esistenti e mai affrontate nel campo della giustizia. L'ultima assunzione di personale giudiziario, a seguito di concorso nazionale, in servizio al Tribunale dalla Procura di Trapani, si legge nel documento unitario diffuso ieri, risale all'anno 2000, mentre da oltre 5.000 giorni l'organico dei magistrati della Procura è in difetto e da oltre 3.400 giorni lo è quello dei magistrati del Tribunale. Uno stato di fatto che, in maniera inevitabile, si riflette negativamente sul corretto funzionamento della giustizia. Da lungo tempo, si legge sempre nel documento, viene denunciata la grave crisi di efficienza e di funzionalità in cui versa il sistema giudiziario italiano, che si traduce in crisi di credibilità della giustizia, con gravi ricadute sul principio di legalità ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Da qui la richiesta di una riforma celere e coraggiosa che restituisca al sistema efficienza e dignità.
Un avviso pubblico è stato approvato dalla Giunta Comunale di Castelvetrano per la vendita o l'affidamento in concessione di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una piscina. L'area, si legge in una nota, si estende per circa 7.000 metri quadrati e si trova nel terreno pertinente al centro servizi dell'area Pippi che è stato recentemente assegnato al Comune. L'avviso verrà pubblicato nei prossimi giorni sul portale internet del Comune. Al via da oggi a Trapani la campagna di bonifica delle aree urbane dove è stato scaricato illegalmente materiale contenente amianto. Il primo intervento è programmato lungo il perimetro del Campo Conia nelle aree limitrofe e poi a seguire in tutto il territorio comunale. L'amministrazione trapanese inoltre lancia un appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente alle forze dell'ordine i conferimenti abusivi. Grazie a una segnalazione telefonica da parte di un cittadino fanno sapere dal Comune, ieri pomeriggio è stato evitato uno scempio in via del Cipresso. Parliamo adesso di trasporti, non ci sarà alcun collegamento ferroviario con l'aeroporto Vincenzo Flori di Trapani Birgi, così come chiesto da più parti. A mettere la parola fine su qualsiasi idea progettuale è stata Rete Ferroviaria Italiana. Sentiamo. Non verrà mai realizzato il collegamento ferroviario con l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. A mettere la pietra tombale su qualsiasi ipotesi di progetto è Rete Ferroviaria Italiana, attraverso una nota fatta pervenire al deputato regionale Nino Oddo, che sull'eventualità di poter collegare attraverso una bretella ferroviaria lo scalo trapanese con la rete attualmente esistente sul territorio trapanese aveva interpellato la società in questione. Ebbene, come reso noto dall'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile, i vincoli presenti sul territorio, l'area militare e le infrastrutture varie renderebbero particolarmente onerosi eventuali interventi al riguardo. Come dire, qualsiasi ipotesi che vada in tale direzione non è percorribile. Dunque, sia i cittadini trapanesi che i turisti non potranno mai raggiungere in treno l'aeroporto, ma dovranno organizzarsi in altro modo. L'idea proposta da Otto e anche da altri era quella di prevedere una bretella che collegasse lo scalo alla stazione di Mozia, che dista appena 2 chilometri dal Vincenzo Florio. Un'idea però destinata a restare tale. Che fare quindi? La soluzione la fornisce lo stesso amministratore delegato di RFI, che nella risposta al deputato trapanese ricorda come alcuni anni addietro, proprio per migliorare i collegamenti verso l'aeroporto, venne firmato un protocollo di intesa tra l'allora provincia e l'ex Ferrovie dello Stato, oggi RFI, per la realizzazione di un parcheggio di interscambio propedeutico all'istituzione di un servizio di navetta da e per lo scalo Florio. Ebbene, il parcheggio è stato realizzato, ma il servizio di navetta bus che avrebbe dovuto garantire Palazzo Riccio di Morana non è mai stato avviato, motivo per il quale lo stesso Oddo chiede adesso la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati al fine di giungere nel più breve tempo possibile all'istituzione di tale servizio navetta, che rappresenterebbe una valida alternativa rispetto alla realizzazione della bretella ferroviaria. Arriverà anche nella chiesa Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo l'effigie della Madonna del Paradiso, i cui festeggiamenti prenderanno il via nei prossimi giorni. L'effigie della Madonna arriverà nella parrocchia il 12 luglio, domenica, per la festa dell'incoronazione. Le iniziative nella parrocchia di Santa Maria di Gesù inizieranno il venerdì 10 luglio e si concluderanno il 14 luglio. Questa era anche l'ultima notizia di oggi del TG Vallo. Prima della sigla vi ricordo che questa sera a partire dalle 21.30 potrete seguire sulla nostra emittente la seconda serata del saggio 2015 della scuola di danza Dance Works di Carla Favata. È davvero tutto, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.